Sì, ma dove mi stiamo andando? Sto ci voglio mettere accanto a loro un po'. Però poi glielo dico, sti che rancazzi, dico tanto il camper non perde niente là dietro, che cazzo me ne frega. Cos'è il genio? Parte 20, probabilmente tra la seconda e la terza stagione. Purtroppo i pistoni della finestra hanno deciso di entrare in letargo, non escono più dalla tana. Quindi Giampitech, che è nato in una situazione familiare molto complicata, ha deciso di ingegnarsi e di utilizzare un utensile, apparentemente da cucina, per soddisfare il fabbisogno delle temperature all'interno del camper. Ma intervistiamo l'inventore di questa scoperta. Porco guarda per... Che porco... Benissimo. Beh, mi sembra proprio perfetto farci arrivare dai nostri vicini che siamo appena arrivati. E lui è fuori, perfetto. Stavo dicendo, tutto. Questo si chiama problem solving. Testa di cazzo. Perché tu non sai fare niente, brutto coglione. Non è perché tu non sei in grado di risolvere i problemi della vita. Devi dire situazione sgradevole, familiare, disagiata. Non so quanto avremmo tenuto all'intervento guarda, del nostro guarda, maestro. Guarda. Sì, si dice tutto. Figli tipo, tutta colpa vostra questa. Dai un bacetto. Guarda, piuttosto, se devo baciare i piedi di un hobbit, vado in contea e direttamente bacio quelli di Frodo. Adesso ti devo ammazzare. Potevamo passare da Torino e non provare il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Il bistrò però, non siamo a Villa Crespi, caro Murri, perché purtroppo... non abbiamo il budget per andare a Villa Crespi. A parte non abbiamo il budget, ma soprattutto non si riesce a prenotare manco per sbaglio. Mi hanno parlato veramente molto bene comunque anche del bistrò qui a Torino. Una stella Michelin, ricordiamo. Chi ti ha parlato, Murri? Persona che conosco. Cazzo, gliela fotte allora, porca. Visto che siamo già in ritardo di 35 minuti perché ci siamo scordati la prenotazione alle 8 e non alle 8 e mezza, direi di entrare per non far attendere ancora i ristoratori. Poi vedi se c'è Cannavacciuolo, si incazza e ci do due pacche. Se c'è Cannavacciuolo metto a piangere. No, io pure. La situazione direi ottimale perché abbiamo anche accanto la cucina. Così vediamo quando ci cuociono le nostre pietanze, il nostro cibo, ecco. Mezz'ora di ritardo, 35 minuti di ritardo. Però siamo qui, quindi vabbè. Ovviamente direi di partire con del come di consueto. Champagne. Sono bellissimi, cioè, ma sono delicatissimi. Questi me li lavi, è per pure a lavarli, bro. Per fortuna non è il nostro compito. Mamma mia, fra, sono delicatissimi. Alla vostra. È uno champagne, partono 30 euro di vino. Sono già sazio, bro. C'è un sacco di roba. Io inizierei dalla bombetta. Ma si inizia da questi, ti ha fatto l'ordine, ma ascolta quando ti parla. Uno, due, tre, quattro. Inizierei là. Qua dentro c'è... Ma fermato allora. Qua dentro c'è il ragù napoletano, solo con costine di vitello cotto per 6 ore. Burro al pomodoro. Buono. Credo che ci sarà un bel inizio. Questo ricorda a Copenhagen, ricorda lo chef. Questa è bella... Ah, mi sembrava guanciale, invece è pesce spada. No, sardino forse. Direi che tutta la roba col pesce è più buona. Mamma mia, super affumicato, super morbido, super croccantissimo. Il pesce praticamente si scioglie. No, c'è il croccante, sì. Una bomba, ragazzi, questo. La focaccina con il prosciutto crudo. E sotto che c'è? Non mi ricordo, sai? Sotto farinata dovrebbe essere. Farinata di ceci. Fai il suo. Buono. E finiamo con il bao. Ora questo è il bao, bro. Dentro, non mi ricordo. Dentro burro e salame. Minchia, dai, una memoria da falco. Bravo. Sì, me lo ricordavo, l'ho sentito. Però che memoria. Ottimo inizio, mostruoso. Atomico, cioè proprio mangerei solo questo per tutta la sera. Buonissimo. Una cosa è certa. Il bicchiere stasera viene con me. In camper. È una costruzione effettivamente, cioè guarda che leggero. È leggero. È un piacere bere il vino qui. Che marca è? Redel Riesling. Grazie. Secondo me, come souvenir, è giusto che ce lo portiamo. Dovrei fare notare la chicca. Cioè, c'è la mole antonelliana. C'è la mole stampata in... Con nero di seppia. E a questo punto mi chiama assaggio. È un pane. Secondo me, però... Bro, ma quanto c***o... Così secondo me è meglio, vediamo. No, no, no. Cioè, vedi quanto ne pigliate. Tempo di...
Più sale ci vuole. Il final test, bro, è da fare su questo. Burro super burroso, via. Non è appena cotto, questo è 100%, bro. Guarda come si strugge il burro sopra. Si erge. Ah, guarda, ho trovato lo zafferano. Tu l'hai trovato lo zafferano, bro. Mm-hmm. No, ancora, eccolo. Sono buono. Più di sale. Davvero? La punta in più di sale ti stava. Il burro è super burro. Però non ho mangiato burro così burro. Non so se si può descrivere la roba. Ci sono abituato a chi durava a lei. Tipo verità. Scusa. Anche questa è my life. È tipo verità. Salsiccia di bra, ricotta di bufala, ketchup all'aglio nero e twill di basilico. Mica, compatti, eri di cotto, ti sbrando per ricordarti. Ho memorizzato tutto. Vai. Cioè, chiedolo come un... Guarda, fatto, bro. Vai, insieme, bro. 3, 2, 1. Appena insieme a mischiare i sapori all'inizio ho sentito la salsiccia. Figo. Alla fine ti rimane il basilico. C'era un qualcosa di balsamico, forse il ketchup all'aglio nero. Il ketchup all'aglio nero è questa puntina in mezzo, che è l'ultima cosa che ti arriva praticamente. Molto figo. Buono. Molto la foglia di basilico fatta così, pazzesca tra l'altro. Ovviamente è molto predominante la salsiccia di bra, però devo dire che come preantipasto, figo. Ma ci sta che sei predominante, cuscì. Il disco. Tutto quello che vuoi tu. Quello che dici tu è per me legge. Guarda, ci hanno portato un altro burro. E che faccio? Fermo. Finiscilo. Non è carino, quello dovrebbe stare lì ormai. Perché deve essere sempre intero. E chi sono io per non romperlo? Bro! Dopo! Qua l'hype è forte, bro, perché giustamente è il signature dello chef. C'è un hype che proprio mi sta andando alle stelle, bro. Andrei subito ad assaggiare. Vai. 3, 2, 1. Il fondo è una roba... Voglio aprire il bagno nel fondo. Mamma mia, picciò. Il fondo è veramente affondo. Il fondo è fluido. Aspetta, prendo un pezzo più. Ed è quello che dà tutto il sapore. È consistente. Questo è proprio umami al 100%. Proprio gustoso. No, ma il tonno è proprio buonissimo. Super intenso. Veramente una roba fuori di testa. Che buono. Ti giuro, è troppo buono. Non saprei descrivere a parole, sono molto buono. Madonna santa. Il fondo ha quasi un retrogusto di salsa teriyaki. Amaro. Cioè, adesso che ho preso una pausa, sembra di mangiare del tonno in salsa teriyaki. Talmente è spesso questo fondo. È veramente spesso. Cioè, non si può spiegare. Ecco perché. Così è il signature dish. Cioè, non a caso. È follia, ragazzi. È una roba imbarazzante. Questo vale tutta la degustazione. Faccia a bagno. Ah, è troppo buono. Cosa c'è dentro? Un fondo di vitello bello, bello spesso. Un fondo fatto noi in fondo. Siamo andati noi in fondo, mica nell'oceano, siamo andati a prendere il tuo vitello. Siamo nei meandri degli abissi del gusto, dove tutto il gusto si viene racchiuso. Mamma mia, cioè, guarda quanto è scuro. Guarda quanto è lucido e scuro. È buonissimo, cioè è assurdo. Ho detto che la scarpetta è obbligatoria in cameriera. Non ce la facciamo dire due volte, ovviamente. Ovviamente. Io onestamente lo mangio col cucchiaio, sono team cucchiaio, perché devo prendere tutta la cremazione. È un peccato quasi romperlo, mamma, e guarda dentro che cazzo di colore. Guarda dentro che colore. Allora c'è. Sento il pomodoro. C'è la bottarga qua, non sbaglio. Micidiale. Anche qui super sapido, poi becchi il gel di limone, che te lo rinfresca un sacco, e queste erbette sopra, pazzesche. Molto fresco. È buono. Forse il chicco un po' indietro, Imo? No, secondo me è giusto. Però, guarda di... faccio dire wow. Tu no? Secondo me invece sì. È buono, per carità, è pazzesco. Secondo me è figo. Nella sua semplicità, tu devi apprezzare tutto il gusto che viene fuori. Alla fine è un risotto mantecato con il limone e la bottarga. Però anche guarda la crema di aglio nero sopra, il gel di limone. C'è dello studio. Grazie. Ovviamente quando prendi la crema di limone ti dà un boost incredibile. C'è un kick di acidità, bello spinto. Secondo me, grande hit questa. Molto buono, assolutamente. Ti pinci con uno. Porco. Ti pinci. Schifo, sì. Dipingimi come una delle tue puttane di Parigi. Te lo avvicino? Di sicuro è vino rosso. Questo. Quello sicuramente. È quello credo sia una delle poche cose che riusciremo a dirti. Esatto. Mi piace questo gioco, ma il resto abbiamo da fare. Non abbiamo fatto il corso in tempo, cazzo. Intanto fai l'ossigenare, il vino rosso l'ossigenato, pezzo. L'hai fatto ossigenare soltanto Molto buono però, ma non avrei idea di cosa sia. Cerchiamo di capirlo, se no facciamo una figura di merda. Che mi fate a dire? Non capisco un cazzo quando assaggi i vini. Scoperto, silenzio. Cazzo, mi posso impegnare veramente un botto, ma comunque non capirei un cazzo. Se non hai le basi, è come imparare una lingua senza sapere l'alfabeto, come fai? Mamma mia, cioè, poi questa non so... Però calzava. Però calzava perfettamente, quindi bravo. Questo è un set di ma, complimenti Murri.
meno male che non ci siamo lanciati. Però una cosa che non abbiamo capito, perché siamo due stolti, che è freddo. No, non è freddo, è fresco, bro. È fresco. Però di base il vino rosso va più bevuto a temperatura ambiente. Verso i 18 gradi andrebbe bevuto. Che è comunque una temperatura ambiente. Sì, ambiente. Esatto. Vabbè, questo è ambiente più Torino. Questo è ambiente più autunno. A Palermo la metto no, figo, per te la 18 gradi. Al Molise. Che esiste e fa dell'ottimo vino. Il nostro chef ha piacere assaggiare il nostro piatto easter egg. Se così okay. Un piatto molto, molto interessante, abbiamo il pacco con solo ragù napoletano. C'è una misa? No, l'accettiamo? Certo. Prima ero su GTA a cercarmi gli easter egg, ora gli easter egg arrivano qui. Meraviglioso. Allora, ha un profumo... Ma annusa, tra... Ha un profumo, sembra... Sembra quasi che sappia di pesce. Potresti aver ragione, annusa, potresti aver ragione. Sembra un piatto di pesce. Solo perché c'è molto basilico, c'è molto limone, secondo me. Piatto semplicissimo. Qua ci stava una bella spolverata di parmigiano. Ho tutto viaggio con parmigiano ovunque. Veramente figo. Guarda quanto è proprio sfilacciato, proprio pullato. È sembra veramente... un po' di porco, assurdo. Buonissimo. Cioè, questa pacchia di ragù napoletano di chef Cannavacciuolo. Cioè, questo è veramente un ottimo easter egg. Adesso mi aspetto che entra Cannavacciuolo, vieni qua e mi do uno schiaffo in testa. Allora, mi è piaciuta. Testa da... Questo è un bel quadro. Cioè, è pancia di maiale cotta a 60 gradi per 12 ore. Sono curioso delle salse. Minchia. Figo il contrasto tra il lampone e il fondo buono. Perché gli dà una parte acidula che ci stava. Metto sopra un bel cipollotto, che ne pensi? Per sgrassare, sì, guarda, faccio così. Il cipollotto, tra l'altro arrostito, è una bomba. Non riesco a tagliarlo, Madonna, però. Madonna, è fuori di testa, te lo giuro. Che pazza, esco. Cioè, è un cipollotto che forse è maialino. Quell'acidulo che gli dà la salsa di lamponi. Sembra un accostamento di merda mettere il lampone, un frutto così, su una... Invece è pazzesco, raga. La crosticina, leggermente più croccante, era chissà proprio... Chissà cosa, più croccante secondo me poi non la buttavi giù, ti dà fastidio. Dici? Un'ottima chiusura per iniziare... I dolci adesso. C'è un momento molto funny. È arrivato il carrello di formaggi. Qui, soprattutto al nord, è tradizione finire il pasto con un assaggio di formaggi. Questa che tradizione te lo sei inventato tu? La vero? Bocca non si stracca se non sa di vacca. Dovrebbe essere una roba del genere. Così è. Ancora prima che lui decidesse tutto, mentre il cameriere stava andando via per servirgli questo schifo che sta per mangiare, questo mica appena apre la sbubica una puzza, si diffonde una puzza di formaggio nell'aria incredibile. Io odio formaggi stagionati, fanno troppa puzza. Le sta tagliando un botto, bro. Mi sto seriamente impegnando a non vomitare. Bene, iniziamo la nostra degustazione. Non so se la buccia è edibile. Iniziamo da questo, che dovrebbe essere quello meno stagionato. Che è buonissimo. Non vedo l'ora di provarlo, guarda. Bro, se tu lo assaggi questo, io ho un infarto, bro. Scendati per mettere sotto un tir. Andiamo con quello stagionato 9 mesi. Frate, te li mangi poi, per favore. Io sto morendo, mi sta avendo una situazione. Sto usando 7 camicie per togliermi davanti, ti prego. Sei tipo tu con le blatte, stessa cosa. Molto buono anche il secondo. Adesso Castelmagno 18 mesi. Questo è un calcio in faccia. Faccio muovere, ma Rumbinino lo mangeresti? Sì. Certo. Ma tutta la foglia, mamma, ti fa la tizza da rito. Di solito un zoticone. Mamma mi gira la testa, raga. Ti accaccia di muore. Però per il meme lo devo assaggiare. Ma che cosa senti così? Questo non è male. Ma cosa hai sentito così? Ma già non voglio più, passo, mi sono triggerato, mangia di tutto. Però veramente buoni, posso dire, questo ti pizzica, poi ti lascio un pizzico lì in bocca. Proprio quello che odio. La buccia ovviamente la sto mangiando. Miele penso sia di Castelmagno anche questo. Certo, come l'assaggio però, come è buono. Che buono sto mangiando. Allora, questa cosa qui ma su me l'ha fottuto. Non c'è niente che dovrò da qua. Ma perché? Non si merita niente. Jumpy Duck è visibilmente provato. Ragazzo, non potete capire la pancia che ho. Cioè, se non cresce la pancia quando mangi. Sì, sì, però a te particolarmente. Non mi fa impazzire. Buono. La crema al centro, che non mi ricordo che cos'è. La barbara. È eccessivamente acidula. Infatti stasera questa va accompagnata con un rio pan. Che dolcissimo. Vediamo il dessert. Però questo per il dessert è forse la prima cosa che non mi convince al 100%. Ci sta. Un travaglio per il fisso dolce. Ci sono 800 elementi. Un brum cavum. Continua a non vederla, bro. Dai, questa è la maschera di Mulcinella. La faccio. Questo è il corpo. La faccio un c'è. C'è la maschera. Messa di là, di tipo di lato. Di sbieco. Sono Diego. Assaggiamo. C'è il pomodoro. Minchia, c'è di tutto in questo dolce. Minchia, che stava questa cosa nella prugna. Sì, però mi piace, sai. Figo il gelo al basilico. È un gelato di ricotta, sono curioso. Figo. Il gelo al basilico è veramente interessante, no? Oh, Luca, molto fresco invece. Allora è buono. Non il mio dolce preferito.
Però il mio dolce preferito, però è veramente buono, particolare. Sicuramente diverso. Sì, questo di Los Angeles sono benissimo. Aspetta, chi sono? Ma... non ti viene niente. È un crumble tipo neutro. La polvere di carbone che mi ho grigliato ieri. È un idiota, ragazzi. Sono troppo simpatico. Lo faccio per simpaticizzare il momento. Sì, ma facciamo un assaggino, bro. Cioè, è la madonna. Io questo non l'assaggio, ad esempio. Mi spiace, però non l'assaggio. Mi assaggio questo. Non puoi dire. È proprio tipo inconsistente, è una nuvola. Inconsistente. Non so essere così morbido dentro, frate. Tipo una mousse dentro. Mostruoso. Buono questo. Molto forte, fresco. Però. Orco due morbido, penso fosse croccante. Vediamo. Sì. Quasi un peccato rompere. Un zafferano super si sente. Molto strano. Giotto al pepe, buonissimo. Sì? Sì. Siamo veramente capo. Io spero che abbiano finito qui. Basta, bro, basta. Che colore assurdo. Il colore è dato dallo zafferano. A voi. Buono. Non ti piace a te, sicuro? No, buono, buono. Ha un sentore di... anche ballon di mondo. Orco, tutto cavo brucia. Penso che non abbiamo mai fatto una cosa così impegnativa in vita mia. Allora, io andrò... io vedo questa perché è la più piccola, è quella che pensa di poter puntare giù in maniera più facile, bro. Buono. Buono. Assaggio solo questo per curiosità, poi basta, ciao, ciao. Con il rosmarino dentro. Aria. Questo è fighissimo. Com'è? No, non ce la faccio, il bobo, non mi piace proprio. Adesso abbiamo finalmente, definitivamente concluso. Non è vero, sì. Tra poco le considerazioni finali. Eccoci qua per le considerazioni finali di questa cena dal Cannavacciuolo Bistro. Sfondo del Po. Andiamo ad analizzare quella che è stata la nostra cena, percorso di degustazione da Cannavacciuolo Bistro, una stella Michelin, Torino. La cena è stata fantastica. Gli antipasti sono stati veramente pazzeschi. Il tonno vitellato è una figata, hit, cazzo. Una hit incredibile. Umami allo stodo puro. Il risotto mi è piaciuto tantissimo, ancor più della pasta con il ragù di costine. Il secondo, anche il secondo mi secondo è piaciuto. Era buono pure. Mi è piaciuto questo abbinamento tra l'acidulo del lampone e il fondo bello saporito del maiale. Dolci, al solito rimango sempre con, non lo so, la mano in bocca. Oddio, aspetta però, se ci fossimo fermati a quello della degustazione, che era molto fresco, molto particolare, col gel al basilico e tutto, però... ma quello è piaciuto un botto, vedi? Quello era figo, ma non mi avrebbe soddisfatta al 100%, sarò onesto, ma con i due extra assaggi, infatti ringraziamo lo staff che ci ha fatto assaggiare anche il soufflé al cioccolato, che era pazzesco, una nuvola, una roba fuori di testa, che era il fiore, quello allo zafferano, era molto molto particolare. Nota leggermente dolente, ragazzi, il conto che adesso vi andrò a leggere. Allora, all'inizio siamo entrati, il sommelier ci ha detto: volete accompagnare gli entrè con una bollicina? Abbiamo fatto il pacchiano errore di dire fai tu. E ci ha impaccato, come si vuol dire, quello più costoso. Tre calici, 108 euro, 36 euro al calice. Tre bicchieri. 36 euro, aspetta. Ed era così, raga, perché era un assaggio. Pensavamo addirittura fosse free questo. Onestamente questa... aspetta, servizio... è l'unica nota rodente del conto, ah? Perché poi no, il conto potrebbe anche starci. Il resto ci sta, perché 120 euro il menù degustazione. 30 euro la portata di Angelo. 22 euro di selezione di Castelmagno, i formaggi. Va bene, me lo posso accollare. Pure l'amaro ci hanno fatto pagare. Ma l'ha portato lui, porco. Sotto questo punto di vista, poco trasparenti. Perché tu mi devi dire: vuoi la bolla? Ok, ti porto il conto della bolla. Quale scegli? Vuoi l'amaro? Ti do il conto dell'amaro. Cioè, nel senso, noi pensavamo che tutti questi amari così portati al tavolo fossero inclusi nel percorso di degustazione. Cioè, qua ci sono, offerti. Se posso... una cosa che ci hanno offerto ci sono 160 euro di roba in più. Vero è che, vedendoci registrare, avendoci riconosciuto, ci hanno fatto assaggiare tante altre cose e questo mi fa molto piacere. Dolci, però se dobbiamo... essere la portata extra, e comunque i dolci ci hanno offerti quelli dopo. Quindi quello super apprezzato. Ci sta, assolutamente. Se dobbiamo essere del tutto puntigliosi, era più giusto essere trasparenti sul fatto che la bolla iniziale, l'amaro, la bolla siamo stati due cazzoni noi, compa, perché quello non ci possiamo fare niente, siamo stati noi due coglioni. E giustamente quando dici fai tu, quello ti dà ovviamente da bravo venditore quello più costoso. Esperienza che comunque voglio ricordare in maniera positiva, perché super è stata positiva. Molto buona. La scena è stata veramente super buona. Non vedo l'ora di andare a provare a questo punto Villa Crespi. Io però non prima per niente l'ora. Prima sai che faccio? Mi vado a fare una nuotata nel Po. Addio. Io vado a fare un mutuo per poter sostenere tutto ciò.